Questo video è da considerarsi come un approfondimento di un mio vecchio video, il quale metterò il link in descrizione e la scheda cliccabile qui in alto. Iniziamo subito ad impedire il riavvio automatico al verificarsi della blue screen, per analizzarla meglio. Tasto destro sull'icona computer, per poi andare su proprietà. Recchiamoci su opzioni di sistema avanzate. Clicchiamo sul pulsante impostazioni, nella voce avvio e ripristino. Una volta qui, assicuriamoci che la voce riavvio automatico non sia spuntata. Nella casella di testo sotto la voce, possiamo anche vedere dove andranno salvati i file di DAMV, lasciamola invariato per il momento. Confermiamo il tutto con OK. Vediamo ora un esempio di blue screen. Per prima vi informo che sopra potrete trovare una percentuale di caricamento, finita il quale verrà creato il file di dump, utile per l'analisi della blue screen. Sotto, potrete trovare il codice di interruzione, o stop code, utili per una veloce ricerca nel web. Esistono molti stop code, ognuno riferito ad un problema hardware o software, ne metterò una lista completa in descrizione. Vediamo ora il programma Blue Screen Viewer, utile all'analisi del file di dump. Andiamo a scaricarlo su Google. Clicchiamo sul primo risultato, scarichiamolo dal sito ufficiale, ovvero nirsoft.com. Scrolliamo la pagina fino ad arrivare al link che ci permette il download, io ad esempio lo scaricherò nel file zip. Una volta scaricato, apriamo l'archivio ed estraiamo tutto o solamente il file eseguibile. Ora, eseguiamo il programma come amministratore. Eseguito possiamo subito notare, in lista, il file di dump precedentemente generato dal sistema, se lo evidenziamo possiamo notare nella lista sotto, evidenziato in rosso, il file che ha generato la blue screen. Ora invece, clicchiamo due volte sul file di dump. Possiamo notare, maggiori informazioni sulla blue screen, utili per una futura ricerca sul web. Un altro strumento che vi consiglio, integrato in Windows, è il tool Visualizza Cronologia Affidabilità, basta cercarlo ed aprirlo. Una volta aperto potrete vedere tutti gli errori critici di sistema. Se invece la blue screen è generata da un driver vi basta aggiornarlo scaricando l'installer dal sito del produttore. Se sul sito del produttore del driver invece dell'installer è presente un file zip, scarichiamolo, ed installiamolo dall'utility gestione dispositivo. Per aprirla, facciamo clic destro sull'icona computer per poi andare su proprietà. Clicchiamo ora su gestione dispositivi. Andiamo sul driver che ci interessa, tasto destro e clicchiamo su Aggiorna driver. Clicchiamo su Cerca driver nel computer, potete anche cliccare la prima opzione per cercare il driver tramite l'aggiornamento di Windows. Clicchiamo ora su Sfoglia e selezioniamo la cartella del driver scompattata prima. Infine, premiamo OK e continuiamo con la procedura guidata. Se invece la blue screen è causata da un problema sul disco, come prima cosa, potrete provare a fare un controllo del disco. Eseguite il prompt come amministratore. Lanciate, come visto in video, il comando check disk con il parametro F, dopodiché, digitate S e riavviate il computer. Una volta riavviato, prima di caricarvi il sistema, vi partirà il controllo del disco. Inoltre, potrete verificare l'integrità del sistema con i comandi SFC e DISM, comandi che metterò in descrizione. Vi metterò in descrizione anche dei programmi e consigli per testare o provare a sistemare dei componenti hardware difettosi.